Ciao a tutti, benvenuti o bentornati su My Beauty Fair. Non c'è bisogno che io dica a nessuno di voi della mia immensa passione per Charlotte Tilbury, perché lo sapete tutti. Quest'anno, quando sono uscite le prime immagini della collezione natalizia, che è composta da una palette, che è la palette Beautyverse, vi metto un'immagine qua sopra, e i duo di blush e illuminanti della gamma Hollywood, io ho guardato tutto con un po' di sospetto, non ho sentito il colpo di fulmine e come ho ripetuto, insomma, più volte in questi mesi, perché ormai i prodotti sono usciti a ottobre, non ero stata colpita da niente, né dai blush, non mi ispiravano in realtà più che i blush gli illuminanti, che mi sembravano molto molto intensi, dalle accoppiate comunque colore. E tantomeno dalla palette, perché contiene colori molto più sgargianti di quelli che io sono abituata a portare. Devo dire la verità, non mi fa impazzire neanche il packaging. Comunque, avevo deciso che non avrei comprato niente, cosa molto strana per me, perché solitamente, anche se i prodotti non mi attirano, capita raramente, ma anche se non mi attirano, io compro tutto per recensire per voi, comunque per collezionare i prodotti. La prima volta che ho vacillato, primissima, è stata un paio di settimane fa, quando, guardando il profilo Instagram di Alessandra, che è una makeup artist del team di Charlotte Tilbury, tra l'altro è stata lei che mi ha truccato il giorno del mio matrimonio. Io adoro Alessandra come persona, ma anche come makeup artist, come professionista. Ho visto un'immagine che ha realizzato su una modella di questo make-up stupendo usando la palette Beautyverse. Ho ripubblicato subito la foto, se mi seguite su Instagram l'avrete vista, e le ho scritto anche subito: Alessandra, tu sei la prima che mi ha fatto venire quasi voglia di comprare questa palette. Domenica scorsa, pochi giorni fa, era il 3 di dicembre, sono andata da Sephora in negozio perché avevo un appuntamento al Brow Bar di Benefit per le sopracciglia. Finché aspettavo, mi sono avvicinata al corner Charlotte Tilbury e ho visto per la prima volta dal vivo i prodotti della collezione natalizia. Mi avvicino, li guardo, in quel momento arriva Anita, che è una makeup artist del team di Charlotte Tilbury, che ho avuto il piacere di conoscere proprio domenica. E lei mi seguiva, mi conosceva e quindi mi ha raccontato un po' dei prodotti, me li ha fatti vedere alcuni sul dorso della sua mano, altri me li ha applicati e lì ho detto: sai che c'è Anita, mi hai convinta, li compriamo. Ho ancora qui di fianco a me il sacchetto di Sephora con i miei acquisti di domenica, ve li avevo mostrati anche su Instagram, tra l'altro non avevo ancora avuto modo di spacchettare niente, tra l'altro anche ho ricomprato la mia matita dorata, l'Iconic Nude, sempre di Charlotte Tilbury. Compro queste, compro la palette e compro il duo di blush illuminanti. Nel plan dei miei video per il Vlogmas l'idea era di pubblicare questo video giovedì 7 dicembre, infatti voi lo state vedendo oggi. E siccome faccio sempre tutto all'ultimo minuto, il video deve essere firmato, insomma, mercoledì 6, che è oggi, il momento in cui sto filmando. Bene, oggi pomeriggio ero a lavoro, citofono al corriere e mi porto un pacco. Questo era il contenuto del pacco. Allora, tralasciando la meraviglia di questa calza e il fatto che qui c'è il mio nome, cioè è ricamato proprio il mio nome, mi sono venuti i lucciconi agli occhi. Qui dentro ci sono un sacco di prodotti che mi ha mandato il brand e di cofanetti della collezione natalizia. Setting spray, glow wand, ci sono i charm per l'albero di Natale, Magic Cream, questo qui è un mascara pillow talk, un mini rossetto pillow talk, ci sono diverse cose, ma c'è anche la palette. Quindi adesso io ne ho due. Siccome ho qua ancora lo scontrino di Sephora di domenica, adesso vedo se tenerne una, insomma, regalarla, oppure se fare il reso di quella che ho comprato io. Non lo so, comunque questo vedrò. Comunque la palette era arrivata. Cioè, questo era proprio il destino, capite? Non sono io che decido, questo è il destino. Quello che voglio fare oggi con voi, visto che sono anche truccata a metà, è quello di utilizzare la palette e il blush. E sarà un video di prime impressioni, vi racconto che cosa ne penso, insomma, e li vedrete all'opera. Prima di cominciare, però, vi segnalo una cosa, perché giusto ieri, no, 2 giorni fa, ho ricevuto una mail, una newsletter dal sito di Charlotte Tilbury. Io ovviamente sono iscritta, quindi ho ricevuto questa newsletter. Vi metto qua di fianco tutti i dettagli. È attiva fino a lunedì 11 una promo. Spendendo almeno 50 euro utilizzando il codice Red Carpet, avrete il 20% di sconto sui vostri acquisti. Quindi direi niente male. Quindi segnatevelo, approfittatene se avete degli acquisti da fare, perché sapete che è una cosa che capita molto di rado. Tra l'altro, vi segnalo che quello che indosso oggi sul mio viso sono il fondotinta Beautiful Skin nella tonalità 5N, il correttore Beautiful Skin nella tonalità 6, che è quello che utilizzo, sono le mie tonalità invernali, e il bronzer Beautiful Skin, sempre, e quello in crema nella tonalità 2 medium.
Però bando alle ciance, direi di cominciare perché abbiamo un sacco di cose di cui parlare. Parto dalla palette, questo è il suo packaging esterno, un pochettino olografico, qui sopra c'è un'anteprima dei colori contenuti all'interno della palette. Il packaging, io ve lo dico, non è dei miei. Allora, ho un lato della mia personalità Paris Hilton che è abbastanza latente, però c'è e non se ne andrà mai da me, cioè me lo porterò fino alla tomba, e il lato Paris Hilton vede questa palette e rimane scioccata, cioè rimane incantato a guardare tutti questi glitter, queste decorazioni, quindi da quel punto di vista è spettacolare. Se devo far parlare il lato un po' più adulto di me, devo dire che non è uno dei miei packaging preferiti, cioè è molto sicuramente festivo, però è molto giocoso, ecco, io preferisco Charlotte Tilbury un pochettino più elegante, un po' più sofisticato, però questi insomma sono ovviamente gusti. All'interno della palette ci sono 9 colorazioni, 4, queste 4 qui sono matte e le altre, come potete vedere, sono iper mega luminose. Quando ho visto le prime immagini di questa palette io ho detto non la compro, perché? Perché se anche voi la guardate vi accorgerete subito che queste 5 colorazioni qua sono assolutamente nelle mie corde, queste 4 no. Queste 2 colorazioni violacee, soprattutto questa, mi ricorda molto l'ombretto Mono Ultraviolet uscito l'anno scorso, insomma questo argento molto freddo azzurrato non è proprio il mio, quindi quando ho visto la palette ho detto non è da me, non la compro, e ve lo confermo insomma, ed è questo insomma che mi ha tenuto lontano da questa palette. Ripeto, queste colorazioni sono bellissime, però non sono state sufficienti a farmi venire voglia di comprarla. Poi colleziono il brand, mi piace un sacco e quindi ci sta, però se fossi un consumatore normale, non una fanatica, se non facessi questo di lavoro, sono onesta, io non avrei mai comprato questa palette, non l'avrei mai comprata perché so che non l'avrei utilizzata, insomma queste tonalità le ho in altre 1000 palette, non mi chiamava, ecco. Se questa palette fosse stata lanciata da un altro brand, vedi non so Pat McGrath, vedi NARS, io non l'avrei degnata di uno sguardo, quindi questo ci tengo a dirlo perché voglio essere sempre onesta e trasparente con voi, e insomma questa è la mia premessa di base. Però visto che ce l'abbiamo, vediamo com'è, perché i miei gusti sono molto limitati e noiosi quando si tratta di ombretti, magari i vostri no. Vi faccio un close up della palette per farvi vedere le texture dei colori. Vedete proprio che quelli luminosi hanno quasi una grana irregolare, data appunto dalla texture, dalle luminosità di questi colori. Quelli matti invece sembrano molto pressati, sembrano anche vellutati, però vedremo insomma l'utilizzo come saranno. Burrosissimo, più freddo di quanto non sembri. Vellutatissimo, su un colore veramente molto 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 vellutato. Questo è il secondo, più caldo. Mi piace come risultino pieni anche alla sfumata, cosa non sempre scontata con gli ombretti. Guardate che bella strisciata sempre pigmentata che si fa. Vediamo il rosa. Il rosa non è così smooth, vedete? Prendiamo l'argento azzurrato. Ulala. Questo colore non mi piace. Vediamo il top. Ah, questo è più un top coat. Vedete? È decisamente un top coat. Il fondo è semi trasparente con questi shimmer color dorato e platino. Questo è come l'argento azzurrato, un sacco di riflessi. Questo è un po' più freddo, lilla, con riflessi argento. E l'ultimo, vediamo l'ultimo, che è il bronzo, che è quello che mi ispira di più. Wow, questo lo sapevo, bellissimo. Vabbè, questo è stupendo. Vedi, come io immaginavo, questo e questi tre sono i miei colori. Tutti gli altri not so much. Una cosa bella che mi ha detto Anita è che le tonalità luminose possono essere stratificate. Quindi se prendete ad esempio il bronzo e lo andate ad applicare sopra il viola,
andate un po' a scaldarlo, vedete, andate a compensare la nota fredda con la nota calda e avere un effetto multiriflesso. In questo modo potreste decidere anche di comporre voi degli ombretti duochrome o trichrome, insomma, se vi piace sperimentare, se siete makeup artist, insomma, se vi piace giocare con i colori. Non è proprio il mio, nel senso che non sono così creativa, però volendo si fa. Clip dal futuro. Mi accorgo adesso che nella plastica protettiva che c'era sopra la palette sono indicati i finish, le formule degli ombretti. I primi 4 ombretti matte, incluso il rosa, hanno una formula che si chiama Future Matte. Ero convinta che il rosa non avesse la stessa formula degli altri, comunque la resa è diversa. Poi abbiamo 4 tonalità Crystal Glow, che sono queste. Queste qui, la T inferiore, mentre questo qui è un topper e si chiama Party Topper. Infatti su questo vi ricordate quando ho fatto gli swatch poco fa, vi avevo detto proprio è un topper, cioè si vede che sotto non ha pigmento ma è soltanto particelle luminose. Quindi sono 4 formule inedite nuove di ombretti. Ho zoomato un bel po', mi sento un po' violata nella mia privacy, devo dire la verità, perché proviamo gli ombretti così da vicino li potete notare un po' meglio. Inizio con il matte più freddo, che qui dal vivo sembra, dalla camera sembra ancora più matte e opaco. In realtà è un bellissimo color ombra, è il tipo di colori che io preferisco utilizzare per la piega, perché secondo me, almeno sulla mia carnagione ovviamente, sono quelli che rendono al meglio l'effetto proprio della piega, danno proprio tridimensionalità allo sguardo. Questo è il pennello 27 di Refer. Livello di sfumabilità io direi 10 e lode. Ne applico un po' su quest'occhio qui, poi qui facciamo un look un po' diverso. Qui faccio quello alla mia maniera, noioso, e di là magari facciamo qualcosa di un pochettino più divertente. Sempre con lo stesso pennello prendo il secondo colore neutro e lo uso soltanto qui nella parte esterna, nella seconda metà della palpebra e della piega, per costruire un po' la definizione. Allora, la sfumabilità di questi ombretti matte è incredibile, sono burro. Poi con un pennello da sfumatura più piccolo, questo è il 13 di Refer, vado a prendere il colore più scuro, il matte più scuro, che è in realtà un colore molto più caldo, e lo uso soltanto qui all'esterno sull'attaccatura delle ciglia e faccio un po' una sfumatura leggermente allungata verso l'esterno, e faccio la stessa cosa anche sotto. Allora, sono matte, però hanno una delicatissima, veramente delicatissima satinatura che li rende più interessanti rispetto ai classici ombretti matte, meno piatti, però se li guardate così da vicino vedete insomma che sono degli ombretti matte. Poi prendo con il mio dito il bronzo, che è bellissimo, e lo vado a tamponare sulla mia palpebra. Io qua ci casco sempre, perché queste colorazioni qui mi fanno impazzire. Da soli riescono a dare un tocco di luce incredibile, di particolarità al make-up, che anche se vi truccate in modo veramente molto semplice e basic come la sottoscritta, insomma, vi bastano da soli per aggiungere un tocco di luce. Questo è un perfetto make-up natalizio. Stupendo. Io non ho applicato né primer né niente, e se vedete, anche se ho fatto attenzione, ho fallout di glitter qua. Quindi la cosa migliore è sempre quella, quando lavoriamo con i glitter, con gli ombretti luminosi, di truccare prima gli occhi e poi il viso. Io ho fatto il contrario ovviamente, perché furba mai, però ecco, tenetelo a mente come accorgimento. Con il mignolo prendo invece questo top coat qui e lo vado a posizionare soltanto nella parte, non nel dotto lacrimale, ma nel primo terzo della palpebra. Metto un po' anche qui, ma proprio poco, per far fondere assieme i due colori. Allora, questo make-up è stupendo e non avevo dubbi, però è anche praticamente metà della palette, se non usate l'altra. Questi colori qui, secondo me, per quanto belli, facili da lavorare, sicuramente li avrete in altre palette, perché sono sicura che avrete tutti a casa almeno 10 palette
con ombretti molto simili, qua fallout galoppante, quindi tenetelo a mente. Una buona norma è anche utilizzare una colla da glitter tipo quelli NYX oppure i primer, quelli appiccicosi, per far tenere sui brillantini. Io è un primo utilizzo, ho voluto usarli senza protezione, diciamo, senza aiuti, in modo tale da vedere come si comportavano. Comunque sono piuttosto semplice da lavorare rispetto ad altri ombretti simili, anche quelli molto luminosi, anche i top coat, perché sono belli pressati e cremosini, non sono secchi, e quindi insomma sì, il fallout c'è perché è nella natura di questo finish, però non così elevato. Bene, io prendo un altro pennello da sfumatura, questo è il numero E40 di Sigma, che non è il mio preferito da sfumatura, vedete che è troppo spigoloso come pennello, non mi fa impazzire. Comunque vado a lavorare di là, quindi prendo lo stesso ombretto matte. Qua facciamo un trucco più sui toni del viola, del rosa. Aiuto, qualcuno si ricorda che qualche, forse un anno fa, forse due, avevo ricevuto una palette di Pat McGrath della linea, della collezione dedicata a Bridgerton, e c'era un argento azzurrato, l'ho indossato, sono corsa a lavarmi la faccia in 4 secondi, quindi io quel colore lì non credo di avere le capacità per utilizzarlo bene, è troppo freddo, non me la sento. Con lo 01 di Refer prendo il rosa. Ah, il rosa ha una formula, è un matte, ma ha una formula diversa da questi matte. È un po' più asciutto e polveroso. Anche nello swatch avevamo visto che si comportava in modo diverso. E vado ad applicarlo sulla palpebra mobile e leggermente sulla piega. Allora, è meno, non è così. Allora, ombretto rosa non è il mio, ok? Quindi questo lo ribadisco, però è un po'. Non è freddissimo, lo vedete anche dal pennello che ha un po' di pesca, quindi non è freddissimo, quindi per me è più facile da portare. Tra l'altro questa palette trovo che sia azzeccata anche per chi ama i toni freddi. Charlotte Tilbury non è spesso cool girls friendly, perché solitamente le tonalità sono calde. E invece questa volta riusciamo ad accontentare anche chi preferisce cose più fredde, più rosate o con riflessi argentati, perché solitamente questa tipologia di ombretti è facile trovarli doratini, bronzini, caldi comunque, e meno facile trovarli freddi. Quindi di questo sono molto contenta. Non sono una amante dei toni così freddi su di me, però se voi lo siete e solitamente rimanete scontenti dalle tonalità di Charlotte Tilbury, sono molto felice per voi. Non mi fa proprio tanto impazzire la combo di questi due colori. Fa un po' effetto livido. Il freddo del colore della piega si è mischiato con il rosa, fa un po' effetto livido, non mi fa impazzire, devo dire la verità. Ci vorrebbero mani un po' più sapienti delle mie. Io non sono ovviamente professionista, assolutamente, e non sono neanche una che varia o che sperimenta tanto, quindi non sono probabilmente la persona più adatta a insegnarvi come usare bene questa palette, lo ammetto, però insomma sono una persona normale che se la cava a truccarsi, ma non sono una professionista, quindi penso che questo possa rispecchiare le abilità di tanti di voi, ecco. Proviamo a metterci sopra, a vedere se risolviamo la situazione, questo ombretto viola qua, lo prendo con il dito. Mi fa una paura! Riflessi, non è tanto pigmentato, ma è proprio riflessi. La cosa bella, sapete, anche di questi ombretti luminosi è che se non siete granché a truccarvi, cioè veramente basta sfumare qualcosa nella piega, qualcosa all'angolo per intensificare, poi ci tamponate sopra questo, boom, cioè le magari difetti, micro difetti di applicazione di sfumatura spariscono. Con un dito pulito prendo il lilla e così come ho fatto prima, questo è più secchino. Questo è più secchino, non è, cioè non è secco in senso assoluto, però è più secchino rispetto all'altro. E lo vado ad applicare sempre qui, nella metà interna. Wow. Ma chi sono, Barbie? Allora, ragazzi, fallout o manetta, ma probabilmente sono stata anch'io che sono stata scema, che con le dita mi sono allargata un po' troppo, la palpebra piccola, comunque qua ho glitter.
Allora, non è il mio, ma i miei gusti sono limitati. L'effetto degli ombretti è molto bello, ma se io mi limito a guardare l'effetto dei colori e rimanerne incantata, ricordate il lato Paris Hilton, guardo questi riflessi, dico, bellissimo, però sull'occhio io non sono confident con questo make-up, assolutamente, io sono questo, non sono questo. Qua per la scienza li proviamo tutti e due, però questo è il mio. Lo sapete anche voi, quello è il mio. Prendo con lo stesso ombretto di prima, prendo il colore più chiaro dei matte. Glitter dappertutto, non so se vedete le mie mani, ma ho fatto un macello. Mettiamo un po' di mascara, finiamo il look, vediamo un po' com'è. Volevo mettere il Full Fat Lashes di Charlotte, ma purtroppo non lo trovo e metto il Lash Clash di Yves Saint Laurent. I mascara completano sempre un look. E voilà! Beh, già col mascara cambia tutto. Però io ribadisco quello che stavo dicendo, questo è il mio lato noioso. Noioso, vabbè, perché i colori sono sempre quelli, però l'effetto, vedete, quasi bagnato degli ombretti, soprattutto di quello più chiaro che ho messo all'interno, sono... Ma lo rende un look molto molto bello, adatto anche a un'occasione oppure alle feste di Natale, se anche voi sì, volete qualcosa di un po' più luccicante del normale quando ci sono queste occasioni, ma niente di troppo fuori di testa. Questo qui, se amate i rosa viola, vi farà impazzire. Io lo lascio a voi. Il prodotto numero 2 è Hollywood Blush & Glow Glide Palette. Devo leggere il nome prima di pronunciarlo perché è troppo lungo, troppo complicato. Allora, questo è nella tonalità Fair Medium. Esiste anche la tonalità Medium Tan che io non ho, non c'era in negozio, altrimenti l'avrei comprato. Allora, questo qui riprende, diciamo che è un mix di diversi prodotti di Charlotte in uno. Riprende nel concetto Hollywood Film Star Bronze and Glow, che non ha questa tipologia di packaging, ma ed è più grande perché questa è una versione mini, e contiene all'interno un bronzer e un illuminante, quindi questo packaging ma in formato grande, che è uno dei miei prodotti preferiti del brand. Qui però abbiamo il blush e un illuminante, e l'illuminante è alla stessa formula degli illuminanti Hollywood Glow Glide che hanno un packaging circolare, lo stesso della Cipria, e con questo motivo sopra sono usciti l'anno scorso, più o meno inizio anno. Ora, non avevo comprato nessuno di questi due, delle due versioni di blush, vi metto qui sopra un'immagine della versione più scura, non li avevo comprati perché questi sì che mi ispiravano come concetto, come idea, ma non avevo comprato questo perché a vederlo dalle immagini mi sembrava che questo illuminante fosse molto rosato, molto freddo, cosa che non è proprio il mio, mentre la tonalità più scura ha un blush sempre opaco, i blush sono opachi, color arancio terracotta. Che è un tipo di blush che a me piace utilizzare, ma in estate, non in inverno. E l'illuminante è molto scuro, molto giallo, molto dorato. Quindi anche là ho detto: questo è un prodotto che io userei in pienissima estate, non tanto adesso. Quindi ero rimasta, diciamo, bloccata, frenata dalle colorazioni. Quando sono andata in negozio, ero lì con Anita che guardavo il prodotto e mi sono resa conto. La telecamera non lo mostra, come questo illuminante sia decisamente meno freddo di quanto sembri, ha una tonalità champagne pescata, ma non è rosa, non è fredda. E anche il blush, che sembra un rosa azzurrato, rosa baby molto freddo, in realtà dal vivo e anche addosso, perché questi li avevo provati, non è così freddo, lo definirei un rosa neutro. Quindi questo mi ha fatto venire voglia di comprarlo. Nota a lato, l'illuminante, quando lo guardate, ha glitter all'interno, cioè non sono particelle riflettenti piccole, non sono pearlescenza, ha dei glitterini, quindi questo mi ha fatto dire anche sì, bene, ma non benissimo. Ora, io utilizzo il pennello Bronzer and Blusher di Charlotte Tilbury per prelevare il blush. Il blush lo vedete subito dalla formula che è velluto, ma si vede proprio, cioè è setosissimo, quindi questo, anche se lo sto applicando adesso da qui per la prima volta, l'ho provato in negozio e mi sono resa conto subito in negozio di questa cosa. Ha una formula che è bellissima, si sfuma da solo, è veramente un color matte ma vellutatissimo, molto molto bello. E addosso, come potete vedere, è meno freddo, come vi dicevo, di quanto non sembri in realtà. È
È proprio un bel rosa, bel min, cioè uno di quei rosa che vi danno soprattutto in inverno, quasi con l'illusione di aver passato troppo tempo all'aperto, di avere le guance arrossate dal freddo. Molto bello, facile da sfumare, ve lo confermo anche qui. È proprio setosissimo, quindi a livello di formula ci siamo. Qua non so cosa è successo, ma credo di averlo applicato un po' troppo in basso. Però la formula è molto molto bella. L'illuminante lo applico con il pennello Powder & Sculpt e vi faccio vedere. Vedete? Too much, too much, too much. Ok, che questi illuminanti li possiamo modulare, quindi lo possiamo applicare con mano leggera e andare poi eventualmente a stratificare. La telecamera non mi aiuta perché gli illuminanti, ragazzi, in telecamera, in video, sono sempre tutti bellissimi, sempre. Però poi noi viviamo la vita vera, no? Ecco qua, qua. È stupendo, dai, in video, è stupendo, non c'è niente da fare. Però, per quanto sia vero che è stratificabile, e lo confermo, è too much. Per me è too much. E se voi non avete problemi, questa cosa lo dico sempre quando recensisco gli illuminanti, se non avete problemi con gli illuminanti, vi piacciono luminosi, intensi, va bene tutto. Se siete come me, delle pigne proprio lì, che vogliono le cose molto naturali, molto satinate, senza glitter, solo per le scienze, questo è too much. La cosa bella di questo prodotto, io adesso ve lo swatcho anche, così ve lo faccio vedere. La cosa bella di questo prodotto è che, volendo, se vi piace variare, se vi piace avere finish diversi, questo è un prodotto che potete tranquillamente, proprio tranquillamente utilizzare. Vedete com'è intenso l'illuminante? Potete utilizzarlo per rendere il blush luminoso quando vi va, cioè potete elevare il blush, pescare un po' di qua e farlo diventare un blush shimmer all'occorrenza, quindi questa cosa è sicuramente comodissima. Potete stratificarlo per avere le guance opache, l'illuminante sopra come ho fatto io, quindi è versatile da questo punto di vista, però se siete come me è un po' troppo. E quello che a me dispiace è che, vista anche la dimensione travel del prodotto, se fosse stato un illuminante nelle mie corde, sarebbe stata la combo perfetta da usare per viaggiare, perché avrei due prodotti in uno, perfetto, sarebbe stato veramente perfetto. Ma su questo solo illuminante io non posso fare affidamento, perché non è proprio il mio. Ecco, per la sera lo potrei usare, lo dico sempre, perché la sera, col favore delle tenebre, anche se abbiamo qualche glitter, anzi, va meglio a volte, no? Perché così si vede di più. Però per la vita di tutti i giorni, per me questo è too much. Finisco il trucco con le labbra, la matita Iconic Nude, che è sempre più piccolina. Io so che nessuno di voi ha bisogno di sentirmi parlare per la milionesima volta della matita Iconic Nude, ma io ve lo dico sempre, è la mia preferita in assoluto. Se avete i colori di incarnato simili ai miei, provatela, perché è stupenda. Il colore, i rossetti o le matite labbra nelle tonalità nude sono molto soggettive, perché il nude dipende. Cos'è nude per voi? Cioè, bisogna partire dalla vostra carnagione, dal colore della mucosa delle vostre labbra. Non c'è un colore che funziona per tutti. Però se avete gusti e incarnato simile al mio, provatela. Stupenda! Non ho mai trovato una matita che mi piaccia così tanto come questa. E poi uso il rossetto Very Victoria, sempre di Charlotte, che si sposa alla perfezione con questa matita ed è il mio nude preferito della vita per l'inverno. In estate, quando sono molto abbronzata, non uso né Iconic Nude né Very Victoria, perché sono un po' grigi su di me quando mi abbronzo tanto, e quindi vado su altre tonalità. E voilà, questo è il look terminato. Fatemi sapere che cosa ne pensate, fatemi sapere se avete provato questi prodotti, cosa vi piace, cosa non vi piace, se vorrete comprare qualcosa o meno, se avete dubbi, domande, ovviamente scrivete qua sotto. Io, ragazzi, ribadisco onestamente quelle che erano le mie prime impressioni, ovvero la palette non è una palette adatta a me, perché anche se questi colori sono molto belli, questo make up è molto bello, potevo realizzarlo anche con altre cose che avevo a casa,
con prodotti di Charlotte Tilbury che avevo a casa. Quindi ecco, sono contenta di averla perché così entra nella mia collezione, però non è il mio. Per quanto riguarda la mini palette di blush illuminante, molto bello il blush, mi ha stupito anche il colore dell'illuminante, però non è il mio, cioè è un po' troppo intenso per rispecchiare, insomma, al meglio i miei gusti. Detto ciò, grazie mille Charlotte per questi bellissimi regali di Natale e niente, sono convinta che questa collezione non è stata la mia, ma sono fiduciosa per il futuro, non vedo l'ora di vedere che cosa ha in serbo per noi la nostra Charlotte. Come sempre, se avete dubbi, domande, richieste, lasciate un commento qua sotto, rispondo a tutti molto volentieri, lasciate un pollicione se il video vi è piaciuto e se non l'avete ancora fatto, cliccate su questo bottone con la mia faccia per iscrivervi al canale, mi farebbe molto piacere, sareste di enorme supporto a decidere di iscrivervi, di unirvi a questa community. Ricordate che fino a Natale ci sarà un video tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì e poi da gennaio torniamo alla regolare programmazione. E niente ragazzi, io vi mando un bacione grande, noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!